significativo perché ieri la telefonata che lascia presagire un futuro nebuloso per l'Isernia, il sindaco Giacomo D'Apollonio comunica a Piero Biscotti che al momento non c'è nessun interlocutore, nessun imprenditore pronto a sedersi attorno ad un tavolo con l'attuale dirigenza per programmare la prossima stagione. I due si sono dati appuntamento ai prossimi giorni per fare, questa volta di persona, di nuovo il punto della situazione. Registrata l'apatia totale che circonda la squadra di calcio, il vicepresidente dei biancocelesti non ha nascosto tutta la sua amarezza. Al 99% non iscrivo la squadra al campionato di eccellenza, in queste condizioni non si può andare avanti. Biscotti precisa: non chiedo soldi, non chiedo l'elemosina, ma condivisione, un progetto per prendere forma ha bisogno di sostegno e in questo momento dalla città non c'è alcuna forma di aiuto. Non nasconde di aver pensato ad un progetto giovani con un allenatore in erba al comando, ma l'idea non piace ai tifosi. Andare avanti solo per farmi criticare a prescindere da cosa si fa e con quali risorse non ha senso, vorrà dire che la domenica la trascorrerò in compagnia della famiglia. A Biscotti va dato atto che negli ultimi 4 anni, nel bene e nel male, ha portato avanti la squadra di calcio tra critiche, consensi, gioie, dolori, campionati vinti e retrocessioni. Ma c'è sempre stato, Isernia aveva un riferimento ben preciso su cui poter contare, ora rischia di perderlo. Badate bene, morto un papa se ne fa un altro, ma la sensazione è che non ci sia nessuno interessato alle sorti del club. Sono pronto a farmi da parte, aggiunge Biscotti, l'importante è che ci sia qualcuno disposto a prendersi cura dell'Isernia. Saremo costretti a fare determinate valutazioni perché ribadiamo la stessa cosa: avendo una squadra tecnica abbiamo grosse difficoltà a giocare su quel campo.